stanze fantasma e clienti infuriati. Domani la polizia locale chiuderà l'hotel di Marebello, teatro di una maxi truffa. Ladri in azione a volto scoperto e in pieno giorno, dall'abitazione di una famiglia sant'arcangiolese spariti orologi preziosi. Le telecamere riprendono i malviventi. Coronavirus, calo significativo dei ricoveri e contrazione del contagio. Segnali incoraggianti arrivano dal report settimanale dell'Ausl Romagna. Dopo 2 anni di stop causa pandemia, torna il Palio del Daino. Mondaino, dal 18 al 21 agosto, fa un tuffo nel passato tra Basso Medioevo e Rinascimento. Buonasera e bentrovate all'edizione serale di Icaro TG. In apertura la cronaca: è stata disposta la chiusura dell'hotel Gobbia a Marebello, dove continuano ad arrivare turisti che avevano versato la caparra per camere fantasma, ovvero non disponibili. Al gestore, che risiede nel torinese ed è stato finalmente individuato, è stato notificato l'atto. Alle centinaia di turisti arrivati alle 2 stelle con la caparra già versata, non è rimasto altro da fare se non sporgere denuncia. Il comune aveva posto i sigilli alla struttura venerdì scorso per il mancato rispetto delle norme antincendio, ma il provvedimento non era stato ancora notificato perché il gestore aveva chiuso la PEC, la casella di posta elettronica certificata. Dei messi comunali allora hanno portato a mano l'ordinanza per depositarla presso il comune di Druento nel torinese, atto che è stato ritirato martedì dal gestore, che da quel momento ha 72 ore di tempo per chiudere l'attività. Domani quindi gli agenti della polizia locale di Rimini dovrebbero presentarsi in hotel per apporre i sigilli. Il 2 stelle era stato affittato dai proprietari al gestore piemontese per la stagione estiva. Tra i truffati ci siamo anche noi, non ci hanno pagato una parte dell'affitto e stanno rovinando la nostra immagine, hanno dichiarato alla stampa. Noi non c'entriamo nulla, hanno ribadito sempre i proprietari. A quanto risulta, i gestori avrebbero messo in atto lo stesso meccanismo l'estate scorsa in un'altra struttura, questa volta cattolica. Comune, Associazione Albergatori e Visit Rimini stanno cercando una sistemazione per le numerose famiglie truffate. Hanno agito a volto scoperto, per di più a metà mattinata e in una zona residenziale. Poi con il bottino sono usciti dall'abitazione e a piedi si sono diretti verso il complice che li attendeva in auto poco distante. Ladri in azione ieri mattina a Sant'Arcangelo. 2 uomini verso le 11 si sono introdotti all'interno di una villetta in via Cupa, abitata da una coppia di 60enni e da uno dei 2 figli. Nessuno di loro in quel momento era in casa. Un blitz fulmineo durato in tutto 10 minuti. I ladri hanno forzato il cancellino d'ingresso e poi infranto la porta finestra lato strada. Nonostante le sirene dell'allarme, sono saliti al piano superiore e hanno messo a soqquadro la camera dei coniugi, sottratti orologi, catenine e collane d'oro, oltre a una fede nuziale. Non sapevano però di essere stati ripresi a volto scoperto dalle telecamere di videosorveglianza installate sotto il porticato, sia mentre si introducevano in casa, sia mentre si allontanavano a bordo di una Fiat Panda di colore verde scuro, come vedete dalle immagini. Ingenti danni, così come il bottino. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Sant'Arcangelo. Ora il consueto aggiornamento sul coronavirus. Se l'andamento giornaliero del contagio risulta complesso da interpretare, visto che i dati di oggi comprendono anche quelli di ieri della Romagna, giunti in ritardo a causa di problemi tecnici, il report settimanale dell'Ausl Romagna conferma la contrazione della curva del contagio. Anche per i ricoveri su base settimanale c'è un primo calo significativo. Il servizio. Sono 442 i nuovi contagi comunicati oggi per la provincia di Rimini, numero che però tiene conto anche del dato di ieri non arrivato causa problemi tecnici.
ci sono purtroppo 3 decessi, due donne di 57 e 80 anni e un uomo di 79. In Emilia-Romagna i nuovi contagi sono 3.488 su un totale di 13.746 tamponi. Anche questo numero comprende i casi dell'ASL Romagna mancanti da ieri. Sostanzialmente stabili i ricoveri. I pazienti nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 44, uno in più rispetto a ieri. Rimini scende da 6 a 5. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.458, 12 in più. Le nuove guarigioni sono 3.093. Si ferma, complice lo sfasamento dei dati di cui sopra, il calo dei casi attivi. A oggi sono 40.628, rispetto a ieri 374 in più. In regione ci sono 21 decessi, 10 in provincia di Bologna, ma relativi anche ai giorni scorsi. Il territorio dell'ASL Romagna si allontana un po' alla volta dai numeri del picco di un mese fa. Nella settimana 1-7 agosto i nuovi casi sono stati 6.130, rispetto alla settimana precedente 1.755 in meno, su 22.900 tamponi. La percentuale di positività è scesa dal 27,5% al 26,7%. I ricoveri in Romagna sono tornati sotto quota 200. 197 rispetto a 244, ma le terapie intensive sono risalite da 3 a 6. In provincia di Rimini i nuovi casi nella settimana in questione sono stati 1.615 rispetto ai 2.143 della settimana precedente. I casi attivi sono scesi da 2.755 a 2.020. A parlare di sanità, perché saranno operativi da settembre in Emilia-Romagna gli ambulatori per i cosiddetti codici bianchi e a bassa complessità, affidati ai medici della continuità assistenziale per rafforzare la rete assistenziale dell'emergenza urgenza e sgravare il lavoro dei posti di pronto soccorso. Saranno inoltre attivati gli aumenti del valore economico riconosciuto per le prestazioni aggiuntive che i medici e i professionisti sanitari dipendenti svolgono fuori dal normale orario di lavoro presso il pronto soccorso per far fronte alla contingente situazione di criticità e quanto stabilito oggi in un incontro tra regione e sindacati di categoria. Voltiamo decisamente pagina. È stato presentato tra il comune e la piazza di Mondaino, con anche qualche assaggio di spettacoli, la 33esima edizione del Palio del Daino. Dopo 2 anni di stop, il borgo della Valconca fa un tuffo nel passato per immergersi nelle atmosfere delle corti rinascimentali. Vediamo. È un'attesa infinita. Palio del Daino! Il tempo ritorna! Il tempo ritorna, e non solo perché a Mondaino si tornerà al 1459, ma anche perché dopo 2 anni di stop c'è tanta voglia di recuperare il tempo perduto. Ed è questo lo slogan che fa da filo conduttore alla 33esima edizione del Palio del Daino, che si svolgerà tra la piazza e le vie del borgo dal 18 al 21 agosto. Ritorneremo nel 1459, quando qui Federico Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesta si incontrarono per una tregua. Erano due condottieri medievali dediti alla guerra, ma in questo strano momento fecero questa tregua e la fecero proprio a Mondaino. Quindi noi facciamo il palio proprio in memoria di questo evento e riproduciamo tutte le sere la rievocazione storica in cui Federico e Sigismondo si incontrano. Il centro si animerà di cortei, di spettacoli, ce ne sono 20 ogni sera, di musica e delle disfide delle quattro contrade. Sulle vie e nelle piazze ci saranno le botteghe di 104 artigiani, scultori, armaioli, liutai. Preziose, fondamentale per far ripartire la macchina organizzativa, l'entusiasmo dei volontari, quest'anno anche con diverse nuove giovani leve. Grazie a finanziamenti regionali sono stati anche formati un gruppo di musici medievali e di danzatrici, i Mons Damarum e le Dulces Dame. Thank you.
La rinascita è stata difficile. È stata difficile anche perché appunto lo sfilacciamento di quello che è il terzo settore si è sentito. E molti di quelli che sono gli artigiani storici hanno avuto difficoltà, molte delle associazioni che gravitavano attorno hanno avuto difficoltà, però abbiamo visto tantissimi giovani tornare, tantissimi giovani arrivare e abbiamo visto la creazione appunto di tre nuovi gruppi autoprodotti, uno musicale, uno di danza e uno teatrale in loco, visto che siamo solamente 1350 abitanti, tre gruppi sicuramente sono un altissimo numero. Non è stato facile onestamente, c'è stato un momento di stanca, qualcuno di noi in un certo momento ha anche disperato che tutto potesse finire, ma il Palio è nel DNA dei mondainesi, siamo cresciuti con il Palio e non avere questa festa è come ci manca qualcosa, quindi abbiamo trovato nel cuore la forza di ripartire. C'è anche l'astronomo di origini riminesi Stefano Giovanardi, curatore scientifico del Planetario di Roma, tra gli scienziati firmatari di un appello per il clima rivolto alla politica italiana in vista delle prossime elezioni. E Giovanardi nel giorno di San Lorenzo fa una proposta in tema di cambiamenti climatici anche al sindaco di Rimini, dotare la città di un planetario. Ricordiamoci che è il tempo che ci resta, diciamo così, per sforare la soglia del famoso grado e mezzo di riscaldamento globale e per agire. Sono circa 8 anni. Dalle prossime elezioni dipenderà molto del futuro climatico dell'Italia. Ecco perché sono tanti gli scienziati che hanno aderito a un appello sul clima rivolto alla politica italiana perché mette in cima alla propria agenda il tema dell'ambiente, che non appare invece esattamente al centro di questa campagna elettorale. Un appello che ha superato al momento le 130.000 firme. Tra i firmatari nel mondo scientifico c'è anche Stefano Giovanardi, curatore scientifico del Planetario di Roma. Di origini riminesi si è diplomato al Liceo Serpieri prima di andare a studiare in America e a Rimini resta molto legato. Secondo lo scienziato il Planetario è uno dei luoghi più adatti per parlare alla gente di cambiamenti climatici. Si ha l'impressione che noi che viviamo tutti i giorni sul nostro pianeta lo diamo molto per scontato da una parte, e dall'altra facciamo anche un po' fatica a percepire la globalità del problema del clima, perché tutto sommato nel nostro piccolo ambiente sembra che ce la possiamo cavare. Se da un punto di vista narrativo, poter vedere la Terra dallo spazio, come avviene appunto in un planetario, offre un punto di vista che è inaccessibile in qualunque altra circostanza. E anche Rimini, secondo l'astronomo, dovrebbe dotarsi di un planetario, una proposta già avanzata all'ex sindaco Andrea Agnassi e che oggi lo scienziato rilancia al nuovo sindaco. Sono proprio anni che penso che anche la città di Rimini avrebbe un grande beneficio nell'avere un planetario di grande livello. Offrirebbe quindi sia un elemento culturale e di intrattenimento, ma anche un punto di riferimento per la divulgazione scientifica che un po' manca appunto a Rimini. Anche quest'estate purtroppo si registra a Rimini un aumento delle rinunce di proprietà di cani da parte delle famiglie, a volte sintomo di una inadeguata valutazione dell'impegno che comporta accudire un animale. Il canile Stefano Cerni di Rimini ha pubblicato un video per sensibilizzare a questa consapevolezza, ma anche essere attenti al caldo. Anche gli amici a quattro zampe infatti soffrono i giorni più torridi. Vediamo. Thor è un meticcio di taglia medio contenuta, maschio intero, è entrato come rinuncia di proprietà. Al canile di Rimini facciamo all'incirca una 70 di adozioni l'anno e ad oggi che siamo in piena estate le rinunce sono già arrivate a 14 ed è un dato insomma abbastanza significativo perché non sono poche. Rimini sicuramente è una città in cui d'estate con l'arrivo anche del turismo e quindi l'aumento della popolazione presente questo tipo di problematica aumenta perché comunque insieme alle persone arrivano anche molti animali e di conseguenza le problematiche legate insomma al ritrovamento di animali sul territorio e anche poi alle rinunce è sempre molto alta, soprattutto in estate. Un appello a tutti i proprietari di cani o aspiranti tali, avere un cane deve essere un piacere, però comporta comunque un certo tipo di impegno. E il cane è un essere vivente, è un animale sociale che quindi ha bisogno di presenza e ha bisogno che gli venga dedicato del tempo di qualità.
Lei si chiama Arianna, è arrivata da pochi giorni in canile e non aveva il microchip, quindi non sappiamo nulla della sua storia ed è qui da noi in cerca di adozione. Insieme a Arianna raccomandiamo a tutti i proprietari di cani di stare attenti alle temperature estive e soprattutto perché possono causare un colpo di calore, che è una condizione molto grave che può portare anche alla morte del nostro cane, per cui bisogna stare molto attenti a non uscire nelle ore più calde. I sintomi da cogliere immediatamente del proprio animale sono respiro affannato, difficoltà nella deambulazione, svenimenti e in generale uno stato di affaticamento e di confusione nel nostro cane. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it, dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.